Attualmente la moda alla quale stiamo assistendo è quella dei biopic o biopic. Sì, lo so che probabilmente non è mai tramontata, ma in questo particolare momento ad essere sotto la lente di ingrandimento ci sono i cantanti, barra musicisti, barra band, tutti estremamente famosi. Abbiamo visto recentemente il documentario Amy, sulla vita e sulla musica di Amy Winehouse, il bel ritratto fatto a Janis Joplin, il tour cubano dei Rolling Stone e quello sui Nirvana, per non parlare del documentario sugli Oasis che sarà al cinema proprio in questi giorni. C'è però un film che sta avendo una gestazione che ha dell'incredibile, anzi anche un po' surreale direi, perché sono circa 8 anni che si discute sulla pellicola sul re supremo dei cantanti. E chi vi viene in mente se non Freddie Mercury? 20th Century Fox e New Regency uniranno di nuovo le forze per realizzare Bohemian Rhapsody, ovvero il biopic o biopic, come volete voi, sul frontman dei Queen. Nulla da eccepire, anzi, mi sembra un ottimo modo per celebrare uno degli artisti più importanti del nostro tempo. Se non fosse che il povero produttore Graham King ci sta perdendo la testa, la vita e secondo me anche una buona dose di stress. Ma andiamo a capire cosa è successo, o come dice Tico, cosa è succe. Inizialmente il progetto era nato alla Sony e aveva come protagonista niente meno che quel pazzo folgorato di Sacha Baron Cohen, che a mio avviso poi era sinceramente perfetto. Della sceneggiatura se ne stava occupando Peter Morgan, che ultimamente in questi giorni è sulla bocca di tutti per il bellissimo The Crown. Sembrava tutto pronto, tutto sistemato, con il via da un giorno a un altro, quando poi nel giro di pochissimo tempo tutto saltò per divergenze creative. E tu ora vai a capire perché. Subito dopo è stato affidato il progetto a Dexter Fletcher per la regia e la parte di Freddy sarebbe toccata a Ben Whishaw. Ma indovinate un po'? Tutto saltò di nuovo. Un film che non sembra essere partito proprio con i buoni auspici. Ma non sarà che a interpretare un'icona come Freddie Mercury poi l'attore se la fa un po' sotto? Ma dopo un lungo silenzio, ecco sbucare il nome di Rami Malek, attore abbastanza navigato che si sta facendo conoscere per la sua parte in Mr. Robot, per la quale ha vinto anche recentemente un Emmy. Al momento impegnato sul set insieme a quel grandissimo gnocco di Charlie Hunnam per il remake di Papillon, Bryan Singer sta tattando per avere la regia. E lo script è firmato da Anthony McCarten, che ha incentrato tutto sulla band e sulla figura portante di Freddie Mercury. Tant'è che anche i due membri originali della band sono saliti a bordo come produttori. Che sia la volta buona di vedere al cinema finalmente questo personaggio incredibile, così significativo per la nostra generazione? La cosa sembra essere confermata, a meno che non arrivi un'altra divergenza creativa a rovinare i piani. Anche se Rami non sembra particolarmente somigliante, ma pazienza, l'importante è che sia bravo, sappia cantare, ma soprattutto che non abbandoni il progetto. Per tutte le info su queste varie vicissitudini del film, vi consiglio di cliccare qui, 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 insomma, nei nostri boxini. Noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!